li avvolgi. Dario Tupac, Keep Your Head Up, un DJ Revolgi dell'anno 2000. Ok. Come si fa? Come si fa? Senza rumore in tutta la stanza. Chiamiamo Watt, chiamiamo Watt. Con Radio DJ ci fa volare via. E ci fa impazzire. Eccoci qua, buonasera da Marrakech, che
Oggi diciamo che ho preso possesso della radio e adesso c'è Wad qua legato in un angolo. Mi piace perché mi sembra di assistere al provino di Marrakesh Speaker. Esatto, è la mia prima volta, c'è sempre una prima volta, dicevamo fuori onda, e questa è la mia prima volta come presentatore. Qui a Say Wad, che oggi è ribattezzato Marrageddon Day, perché è una giornata importantissima per me. Ringrazio gli amici DJ per avermi concesso questo super spazio. Avremo ospiti e parleremo degli argomenti importanti con la dovuta leggerezza, appunto l'idea è quella di celebrare questa giornata importante. Un po' è uscito il mio singolo nuovo, la Questa Deluxe, e soprattutto questo annuncione di una cosa nuova in Italia, che è questo festival, il primo grande festival di un rapper italiano, primo da quello di Radio DJ. Dico per un rapper italiano, le date sono due, una a Milano, una a Roma, giusto? Una a Milano, sì, uniche date, una a nord e una a sud. L'idea era quella di poi ovviamente di far spostare l'Italia, quindi avremo servizi di navette così, ma poi nel tempo rilascerò le varie informazioni. Abbiamo appena aperto, abbiamo già dei primi responsi incredibili. Ok, la impostiamo così: tu vai, io ogni tanto intervengo per dire le cose un po' da grammatica radiofonica. Tu aggiustami, tipo per esempio che le date, uno dice ah ma quando, perché tanti già i biglietti stanno già volando, però chi lo scopre adesso, le date sono il 23 di settembre a Milano e il 30 di settembre a Napoli. Perfetto, giusto? E il disco nuovo di Marre, la Deluxe Edition, ha praticamente questa grande entry, new entry. Vuoi annunciarla tu? Sì, questa new entry che si chiama Importante, molto adatto. Yes, Marrakesh. Traboccato, perché tu prendi la forma di ogni vaso. Piove, non c'è riparo, dolce richiamo, gocce di tavolo, forse di vago. Ma ora che diluvia, penso che sei un'illusa, che non sa restare da sola perché ha paura. Ciò che c'è comune è il vuoto in cui sto affogando, mentre tutti lottano per un posto nel fango. E siamo dopo la fine, la scena post crediti. Conosco i tuoi metodi, credi che me lo meriti. Per me essere forti potessi mostrare deboli. Reciti, io ho imparato a scrivere leggendomi. Piove su attivisti che imbrattano i monumenti, sugli sbirri che manganellano gli studenti. Piove sopra gli incendi e come se li alimenti. Penso alle cose brutte che dirò mentre spero di rivederti. La pioggia mi ricordava, tempesta che non si placa. E oggi non mi perderò, perché non ho più tempo. So che mi ricorderò che sei importante. E lei vedeva in ogni crepa un tentativo. Importante, Marrakesh su Radio DJ, puntata speciale di Say Wad Marrageddon. Yeah, questo era il mio nuovo singolo, Importante.
E direi di entrare subito nel vivo di questa puntata speciale annunciando il primo ospite, che è un ospite veramente, ma veramente speciale, perché un'icona. Un'icona, una leggenda, un monumento della musica italiana. E una che donna ha superato il Natale. Che ha superato il Natale dell'anno scorso. E che soprattutto per me, lo dico con molto orgoglio, è anche un'amica. Ornella Vanoni è stasera. Wow! Grazie, che onore! Che figata averti qui. Sono molto felice di essere qui, perché io quando provo per qualcuno un sentimento particolare, che è in realtà la facilità di capire cosa pensa, e quindi una conoscenza facile per me, allora io mi innamoro, ma mi innamoro nel senso non che artistico, non certo, manco ci penso. Manco ci penso, ma anche io sono innamorato, no, di te, Ornella. È una questione d'amore, l'incontro con qualcuno che senti che ti piace, ecco. Certo. È una persona che ti corrisponde. Ecco. Ed è proprio per questo che io ti ho voluto qua, perché a parte che penso che sia strano forse per il pubblico che ci sente sapere del fatto che io e te siamo così amici, no? Una cosa che apparentemente fuori è magica, per me è magico, è stato uno degli incontri fondamentali. E poi volevo, in realtà ti ho tirato in mezzo oggi perché noi ogni tanto facciamo un sacco di discorsi quando ci vediamo, andiamo a cena, e volevo rifare uno dei nostri discorsi. Io sono un po' fissato con i comizi d'amore di Pasolini, è presente, no? Sì. E in piccolo, ovviamente, alla Carlonissima, mi piacerebbe intervistare gli ospiti e chiedergli delle cose un po' tipo i comizi d'amore. Una volta te l'avevo chiesto anche quando eravamo da soli, tipo, te ne faccio una a bruciapelo, te la sparo. Sì. L'amore. Tu, per te, l'amore, ci credi? Ci credi nell'amore? Allora, l'amore è proprio un argomento di cui stavo scrivendo oggi. Allora, definire l'amore è praticamente impossibile. Mm-hmm. Ci hanno provato tutti grandi, da 2000 anni. Poeti, scrittori, anche cose cannibali sull'amore. Perché certo, ci sono talmente tante sfumature nell'amore che è molto difficile definirlo. Questo è vero, molto. Però io quello che ti voglio chiedere è, siccome diciamo parliamo più di amore romantico, quell'amore per sempre, l'amore eterno, che è alla fine quello che poi ci vendono, no? È il sogno che vendono a tutti, che tutti poi inconsciamente un po' ci crediamo un po' tutti. È un amore che non è consumato. L'amore eterno è un amore che non è consumato, e questa è una grande frase. Sono d'accordo. Così, non consumato, ma ami quella persona perché è così, non ce l'hai, però ti piace così com'è. Perché hai un'idea immaginaria di quella persona. Non è immaginaria, ve lo conosco. Ah, ok. Per esempio, mi è successo con Paolo Freso, no? Ok. Paolo Freso, sconosciuto, mai visto da nessuno, l'ho visto in un localino, e ho completamente perso la testa. E beh, siamo diventati amici. Mi è successo la stessa cosa con Marra, e così poi ho sentito Marra anche stare male, come tutti i grandi artisti, aveva, insomma, doveva finire il disco, era in ansia, stava male, e avrei voluto aiutarlo, non è che potevo fare molto. Beh, però, dai, invece mi ha aiutato. Però mi questo aiutato. Ti ha aiutato, meno male. Però anche stare male per un artista fa parte comunque di un grande periodo, di un unico periodo, che poi è la vita. Pasolini diceva: l'uomo ha un periodo solo, è la vita, è quella, un unico periodo. Non è una prova generale. Non è una prova generale, è bellissimo. E non è un appuntamento. L'appuntamento è uno dei tanti dischi di. No, è partito così. Puttana, vengo qua. Ho sbagliato a sentire la puntata. Lo so già. No! E oggi quasi certamente sto sbagliando su di te. Ma una volta in più, che cosa può cambiare nella vita mia? Accettare questo strano appuntamento è stata una pazzia. Sono triste tra la gente che mi sta passando accanto, ma la nostalgia di rivedere te è forte più del pianto. Questo sole accende sul mio volto segno di speranza.
aspettando quando a un tratto ti vedrò spuntare in lontananza. Amore, fai presto, io non resisto. Se tu non arrivi, non esisto, non esisto. Il mondo può pensare, io non me ne voglio andare. Io mi guardo dentro e mi domando, ma non sento niente. Sono solo un resto di speranza, perduta tra la gente. Volevo dare a te la spicciolata tra le dita. Amore, perdono, ma non esisto. Adesso per sempre non esisto, non esisto, non esisto. È l'appuntamento di Ornella Vanoni. Non l'ho mai disannunciato in diretta alla radio ed è magico tutto ciò. In una puntata speciale di Siwad, Marrageddon, per due date pazzesche, il primo grande festival di un rapper italiano in Italia, poi anche Ornella Vanoni qui in studio, anche lei iperattiva, iperproduttiva. Anche il festival. Ma oggi proprio guardando, prima di entrare in studio, ma vorrei essere giovane, cazzo, mi divertirei come ma una pazza. Ma noi siamo qua tutte le sere, Ornella. Tu sei una delle persone più giovani che conosco. Mi divertirei come una pazza stare con voi, come una pazza, perché i grandi, non chiamarli vecchi perché non sto bene, sono noiosissimi. Tu non lo sai per niente, Ornella, secondo me ti dico, ma io non sei sono una delle persone più viva che conosco. Io non sono cresciuta. Sì, quello. Sono cresciuta. Ma che cosa ti tiene viva, Ornella? Cioè, come si arriva così, dopo tutta questa esperienza, ancora a fare dei concerti? Tu hai dei concerti, hai l'Arcimboldi il 13 sì, di dicembre. Io credo, dipende dal fatto. Intanto si chiama passione. E si vede. È un artista vero, è vivo davanti al pubblico. Non quando fai ma tu hai anche la passione di vivere, secondo me, Ornella. Ma io ho un grande attaccamento alla vita. Sì. Alla vita, soprattutto alla gioia, ecco, sono portata all'ironia. Io sono molto ironica, sono poco capita spesso. L'incomprensione tu la conosci, lo conosci come sentimento, Marco? L'incomprensione io, certo, capisco, sia dal punto di vista di non essere capito, ma anche di non capire tantissime cose. Ma io volevo chiedere a Ornella, visto che prima hai giustamente, mi ha risposto con una bellissima cosa, cioè che l'amore eterno è quello, quando, è quello non consumato, no? Ma secondo me sì, quello, ma tu, io perché che ti fa chiedo sempre battere il cuore nonostante. Però vedi, non devi consumarlo, perché quando si consuma poi finisce, secondo me. Io mi ricordo che una volta ti ho chiesto questa cosa, ero da te e ti ho detto, ma perché è una cosa che chiedo un po' a tutti, perché mi incuriosisce, perché come hai detto tu, l'amore non l'ha capito nessuno fino in fondo. E mi ricordo che una volta ti ho chiesto, ma tu credi all'amore? Ma l'amore, ti ho detto, no, esiste, o un po' come credere in Gesù Cristo. E tu mi hai detto, io credo sia in Gesù Cristo che nell'amore. Che nell'amore. Però io poi ti ho detto Gesù. Però io poi ti ho chiesto, qual è però la tua storia, è stato il tuo amore più lungo? E tu mi hai detto 3 anni. Sì, allora, io sono una donna difficile. Sono una donna difficile. L'amore più lungo è durato, sì, pochissimo, 3 anni. Mi annoio.
Ma tu credi, io lo so, ti capisco. Però ho amato un uomo infinitamente. Anche per sempre. Ancora lo amo. Certo, certo. Però certo. Non so più, non c'è. Ma non c'è. Ma secondo te, anche io sono d'accordo con te, anche io mi annoio tantissimo. Ma secondo me noi, che forse appunto facendo anche questo mestiere, forse ci siamo trovati prima in questa posizione di annoiarci, ma io trovo che forse oggi come oggi un po' tutti si annoiano. Cioè tu credi che i giovani oggi come oggi vogliano ancora fare una famiglia, stare insieme per sempre? Sì. Sì? Mm. Io penso che qualcuno ci sia così, sì, qualcuno. Posso parlare di mio nipote, che è un gran figo ed è fidanzato, sta con questa ragazza stupenda da 7 anni. Wow. Convivono, cioè ti ha superato. Convivono, quindi speriamo che duri. Certo. Perché poi Pasolini in Comizi d'amore chiedeva alla gente in Sicilia: cosa ne pensate dello stato di privazione? Perché lui diceva: l'amore è anche un po' privazione, cioè privarsi della possibilità magari di amare qualcun altro. Beh, puoi amare più di una persona, però. Io dico sempre che più ami una persona e meno gli vuoi bene. Ok. Più ami e meno bene vuoi. Vero? Ma allora, cioè l'amore e passione. E l'amore e passione non ti fa capire la persona che hai davanti. Perché hai la febbre. Sì. Sì, sì, è quello secondo me. Mano a mano la passione. E quella passa, cosa non muore mai. Perché quella deve venire fuori. Deve venire fuori l'amore, che è come mi piaci, la pelle, il respiro, come parli. Allora, se ti piace tutto quello, dura. No, ciccio. Yes, gli ascoltatori stanno impazzendo davanti a questo dialogo sull'amore tra Marracash e Ornella Vanoni. È bellissimo, bellissimo, come quest'altro disco che hai scelto per questa puntata Marrageddon, sì, di un tuo amico, che è Fabri Fibra. Vedi, mi sentivo strano, sai perché? Stavo pensando a te. Stavo pensando che... Che figata andare al mare quando gli altri lavorano. Che figata fumare in spiaggia con i draghi che volano. Che figata non avere orari, né doveri o pensieri. Che figata tornare tardi con nessuno che chiede doveri. Che figata quando a casa scrivo, quando poi svuoto il frigo. Che fastidio sentirti dire sei pigro, sei infantile, sei piccolo. Che fastidio guardarti mentre vado a picco, se vuoi te lo ridico. Che fastidio parlarti, vorrei stare zitto, tanto ormai hai capito. Che fastidio le frasi del tipo, questo cielo mi sembra dipinto. Le lasagne scaldate nel micro, che da solo mi sento cattivo. Vado a letto ma cazzo è mattina, parlo troppo non ho più saliva. Promettevo di portarti via quando l'auto nemmeno partiva. Vedi, mi sentivo strano, sai perché? Stavo pensando a te. Stavo pensando che non avremmo mai dovuto lasciarci. Vedi, mi sentivo strano, sai perché? Stavo pensando a te. Stavo pensando che non avremmo mai dovuto incontrarci. Bella gente, qui bello il posto. Faccio una foto, sì, ma non la posto. Cosa volete, vino bianco o rosso? Quante ragazze, frate, colpo grosso. Non bere troppo che diventi un mostro. Me lo ripeto tipo ogni secondo. Eppure questo drink è già il secondo. Ripenso a quella sera senza condom. Prendo da bere ma non prendo sonno. C'è questo pezzo in sottofondo. Lei che mi dice voglio darti il mondo. Ecco perché mi gira tutto intorno. Mentre si muove io ci vado sotto. Ma dalla fretta arrivo presto troppo. E sul momento non me ne ero accorto. E poi nemmeno credo di essere pronto. E poi nemmeno penso di essere sobrio. E poi un figlio non lo voglio proprio. E poi a te nemmeno ti conosco. Cercavo solo un po' di vino rosso. Però alla fine vedi è tutto a posto. Si vede che non era il nostro corso. Si dice tutto fumo e niente arrosto. Però il profumo mi è rimasto addosso. Vedi, mi sentivo strano, sai perché? Stavo pensando a te.
guardo allo specchio e penso, forse dovrei dimagrire. Il tempo che passa lento, anche se non siamo in Brasile. Mi copro perché è già inverno e non mi va mai di partire. In queste parole mi perdo, ti volevo soltanto dire. Perché mi sentivo strano, sai perché? Stavo pensando a te. Stavo pensando che non avremmo mai dovuto lasciarci. Perché mi sentivo strano, sai perché? Stavo pensando. Fabri Fibra su Radio DJ, stavo pensando a te, puntata un po' tipo metaverso quella di oggi, Marrageddon, Marrageddon style, perché è stato annunciato questo doppio appuntamento a settembre con Marrakesh, la Deluxe Edition, e con, in studio il primo ospite di questa puntata è Ornella Vanoni, con cui cioè, che guardo appunto con un'ammirazione devastante. Per favore, piantiamola. Beh, così Ornella, cioè noi vorremmo tutti arrivare, cioè avere tutta l'esperienza che hai, avere ancora l'energia. La simpatia e la vitalità. Adesso sei in giro se con voi una... mi date questa radio per tre giorni. Cosa fai? Io vi intrattengo per tre giorni. Okay. Perché più vivi più roba hai da dire. È vero. Sì. Uno non mi basta, due così così, tre. È giusto. Come sarebbe l'Ornella Vanoni Radio Show? Sarebbe... partirebbe con una bambina... una bambina molto ubbidiente. Okay. Era una bambina molto ubbidiente. E poi sono stata in collegio per tanti anni, le mie amiche scappavano dalla finestra, a me sembrava una cazzata, le aspettavo a casa e non sono mai scappata. Quindi una personcina come si deve. Poi sono venuta a Milano, poi mi sono iscritta al piccolo, da lì la tragedia, hai capito? Io sono cambiata. Ciao. Okay. Così. La mano non si vede, però si capisce il senso, certo. Wow. Sono diventata un'altra cosa. Io non sono una signora. Come diceva una non illustre, sono una signora. Come diceva Loredana? Ho una, sì, ma lei c'è la sua canzone. Io devo, io non sono una signora, sono un po' zingara, capito? Ok, ecco. Ok. Il borghese, cioè, nata borghese, però hai rifiutato la borghesia. E anche la borghesia ha rifiutato te, mi hai detto. C'è un rifiuto, uno scambio di rifiuti. Un disastro, mi tocca frequentare. Visto che oggi stiamo ultra citando Pasolini, su questo Pasolini parlava anche dei borghesi, diceva: ho passato la vita a odiare i vecchi borghesi moralisti e adesso precocemente devo odiare anche i loro figli. La borghesia si schiera sulle barricate contro se stessa, no? Esatto. Questi temi alla fine ci sono sempre stati, no? Nella storia della musica, degli intellettuali, quelli veri. Tu li hai anche un po' visti tutti da vicino. Io ne ho conosciuto di parecchi, ma Pierpaolo era una specie di Cassandra. Prevedeva il futuro, in questo momento è molto molto usato, diciamo. Vero. Perché è attualissimo, no? È di un'attualità sconcertante. Assolutamente sì. In radio dovremmo fermarci un attimo, quindi anche nel Marrageddon Radio Show puoi dire tipo torniamo tra poco. Torniamo tra pochissimo. Ci stai proprio bene, Radio DJ, super freshness, bro, ti voglio bene, un abbraccione. Bella per Radio DJ, gang. Radio DJ, bitch.
a trovare good vibes. Boss, donnez-moi un bon séwad, donnez-moi un bon séwad. Per les amis, la famille, la fric, séwad, radio DJ. Boss, donnez-moi un bon séwad, donnez-moi un bon séwad. Per les amis, la famille, la fric, séwad, radio DJ. Boss. Ok, ok, facciamo un po' d'atmosfera, fatemi vedere una luce. Voglio vedere i cellulari tutti accesi, almeno servono qualcosa. Tutti i cellulari su. Tutti. La sfida è fare sempre più luce della volta precedente. Voglio vedere. Ah, che spettacolo! Tutti! Yeah! Ok, se siete qua con una persona a cui volete bene, è il momento di stringerla. Yeah! Degli edifici, ti resta basso tipo bronzatura. Ho vinto spesso con molti nemici, ho sempre perso con la mia natura. Ma poi ti sei insinuata, sinuosa, con gli occhi verdi, pelle ocra e quei capelli rosa. Con gli occhi così grandi c'è spazio per entrambi, per la fragilità e per la ferocia. Dammi a Nefertiti, togliti i vestiti, finché gridi so i tuoi giochi preferiti. Ami i rischi perché possono feriti. Ho lati appuntiti come sta la titi. Attorno diceva, chi si immerge in un sogno ci andrà, so che c'è chi ti troverà. Come fa Milano? Lei per me, io per lei, ti direi, ti darei. Dove sei, dove sei, come una vertigine lontana, mi chiama. Gazzelle, siamo tu levrieri, sei tutti i miei trucchi sotto stati leggi. So che mi ammeresta anche con feromoni, faccio di respiro, getto i formoni. Ti muovi Fellina, Selina, Nikita, sei come tenere alta la sfida. L'amore per me fare una rapina e poi dividere la refruttiva, Nina. Siamo troppo espliciti, svegliamo i vicini. Con quei tacchi e completini tu mi uccidi. Ami i rischi perché possono ferirti. Emerge in un sogno ci annega, ciò che cerchi ti troverà. Milano! Lei per me, io per lei, ti direi, ti darei. Dove sei, come una vertigine lontana, mi chiama. Crazy Love, Milano, ciao Milano. Che strano sentire la versione live di una grande hit, la hit di Marrakesh nella Deluxe Edition che è uscita oggi assieme all'annuncio di Marrageddon. E questa diretta, siamo in diretta 20 e 42 minuti su Radio DJ, è speciale perché è Marrageddon Radio Show. Mi scende la lacrimuccia a risentire il pezzo del concerto. Eh beh, immagino. È stato veramente un qualcosa, a parte che l'aspettavo da tantissimo, è stato davvero un momento topico della mia vita, bellissimo. Wow. Peccato dovete aspettare, brucio, comunque il pezzo brucio mentre nell'attesa per del prossimo concerto che ormai avverrà tra un bel po'. Fino al 23 settembre sono gli unici live che farò nel 2023. Ah wow, sì, i biglietti stanno volando. Non direi che non hai l'ansia già. No, manca, vabbè, così tanto, manca troppo, no. Tempo. Troppo tempo. No, come fai nove mesi senza concerti? Come fai? Sette mesi senza concerti. Farò altro, c'è sempre qualcosa. Ma guarda da che fare. Si sta bene senza concerti. Quando uno sa che ha un progetto, perché quello è fondamentale, okay, allora si diverte, può fare un sacco di roba. Finalmente. Senza progetto sei disperato. Ok, è l'obiettivo, no? Che serve. È lì. Okay. Poi c'è un sacco di lavoro da fare da qua al tempo. Cosa c'è scritto su quel foglietto che hai portato? È il mio foglietto orrendo. Ce lo lasci?
dopo, ti prego, che lo mettiamo all'asta. È vergognoso. Come mi sono segnato le domande. Tra cui, no, insomma, parlavamo di giovani prima, yeah, di giovani e di amore. Uh-huh. Io, Ornella, penso che tu lo conosca già perché è celeberrimo, però vorrei farti conoscere un mio amico che anche lui canta d'amore, però a me piace perché è un artista di nuovissima generazione e a me piacciono questi giovanissimi perché li vedo molto acqua e sapone, meno impostati. E lui si chiama Blanco, dovrebbe essere al telefono con noi. Ancora quella con la camicia di pizzo. Camicia di pizzo, camicia Blanchito Bevi. Ci mi sei? Non questo dettaglio, però è sempre vestito con Mahmood, esatto. Sì. Lui. Chissà se Mahmood ha trovato la casa, che era un inferno. Non lo so, gli era bruciata lo scopo. Ah, sì, beh, penso di sì. Sono disperato, non trovo la casa. Ci sei, Blanco? Ciao. Ricky. Eccolo. Ciao, eccolo. Ciao, Marra. Ciao, Riccardo. Ciao, Guardia. Ciao, Ornella. Ciao. Senti, ciao. Onore di presentarti, Ornella. È un onore, un onore. Della musica italiana. Grandissima. Tu sei fan? Minchia. Tu mi ricordo che ascolti anche un sacco di musica del passato, no? Sì, io molto, molto di più quella del passato. Anche io, guarda, trovo che tra l'altro la musica italiana degli anni 60 sia la musica più bella prodotta in questo paese. Però è strano sentirlo dire da due degli artisti che stanno facendo la migliore musica di questa epoca, no? Cioè bisogna anche un po' dare dignità a questa generazione, che dici, Ornella? Ma ce l'hanno, ce l'hanno. Sono bravi, sì. Ce ne sono alcuni che se non cantassero sarebbe meglio. Siamo tutti d'accordo. Sono bravi. Ma Blanco proprio non è uno di questi, no. Anzi, siamo tutti dei grandi fan. E come stai? Come va? Bene, bene, ero addormentato sul divano. Si sente dalla voce. È un classico tuo rispondere che ti hai addormentato sul divano. Spara anche a Blanco una di quelle domande che hai sul... Esatto, qua Blanco parlavamo di cose abbastanza importanti oggi, uh-huh, in questo giorno, in questa giornata appunto importante, e parlavamo un po' di amore. Tu, ti volevo chiedere, tu so che in questo momento sei fidanzato, giusto? Sì, sono qui con la mia fidanzata, infatti. Ecco, salutacela. E scusa, dormivi già con la fidanzata accanto? Dormi alle... Vabbè, sono domande che forse queste non serve fare. Cosa? Che tu dormi alle 9:15 con la fidanzata sul divano. Certo. Si vede che hanno consumato. Hanno già fatto. Bravo, Ornella. Ok. Vabbè, allora le tue risposte, saranno un po' compromesse dal fatto che sei lì con la tua fidanzata, quindi non ci puoi dire la verità. No, sta scherzando. Volevo chiederti se per te, se tu sei uno che crede tipo nell'amore eterno, nell'amore un po' che ci propinano, un po' da Baci Perugina, secondo te l'amore può durare per sempre? Oddio, il tipo di cose della Baci Perugina sono un po' una cazzata, poi adesso non ci collaboro più dopo che ho detto. No, esatto, io invece le saluto tutta la Perugina. Io non lo sapevo neanche che tu ci collaboravi, quindi te l'ho dato proprio. No, non credo che ci collabori. No, comunque. Cioè no, credo nel voler bene una persona, nel senso che si possono fare tantissime cose insieme, sempre se si rinnova, sempre non si fanno le solite cose. Ok, quindi se anche tu ne fai un discorso come me, Ornella, di noia, che dopo un po' è difficile uccidere la noia e riuscire a farla durare, insomma. Vabbè, perché infine le cose fighe sono le emozioni che provi le prime volte, capito? Ma le prime volte, tempo, Blanco, certo, suona il campanello, ti batte il cuore, non capisci più niente, ma è la passione quella. L'amore viene dopo la passione. Mm. Eh sì, è quello. Ti senti bene, Blanco? Blanco, sei molto bello, tra l'altro, sei molto carino. Sei molto bello. Poi hai una ragazza? Eh sì. Ho una ragazza. Ah, no, perché con quella camicina di pizzo, mio figlio mi fa: hai visto? Anche gli uomini mettono i pezzi. Ormai sì, siamo ma sei tanto tutto uguale, guarda, chi se ne frega. Ormai è sdoganato tutto. E invece senti, un'altra cosa che ti volevo chiedere, io ho sempre pensato, a me piace tanto la tua generazione, forse è una cosa che ci vedo solo io e magari no, ma mi sembra che la tua generazione sia un po' più acqua e sapone, nel senso che a differenza dei trentenni così siete un po' meno legati tipo ai brand, al branding. Cioè tu sei uno che si mette la marca, la moda, la marca, però mi dai anche l'idea di uno che lo fa anche un po' per gioco, ma che nella vita privata o anche prima di fare insomma questo mestiere non è che gliene fregasse così tanto. Te ne frega così tanto dei brand? Sei uno che è fissato? No, ma in realtà non me ne frega un cazzo. Lo me so. Metto perché me ne regalano, quindi dico. te l'ho chiesto apposta. Croc Nation. Hai l'armadio pieno? Beh, immagino.
di regali all'Armadio Pieno. Sì. Mettiamo un disco di Blanco, puoi scegliere, visto che sei tu il DJ stasera, un pezzo di Blanco oppure il pezzo tuo con Blanco. Io metterei, visto che parlavamo, io poi volevo anche parlare un po' di ribellione, metterei Nemesi, che vai con Nemesi live. Divergente, dipendente, lo sei diventato, lo sei stato sempre, come se il passato non fosse presente, come se quel lato non mi appartenesse. Dire sono instabile, è più facile un altro modo per non sentirmi più responsabile. Fuori sono cool come Antartide, se mi sciolgo fianco finché sono tutto lacrime. Sto sull'orlo di un crollo, so che non lo controllo. Uno di noi è di troppo, come un sogno in un sogno. Però borderline con gli eccessi, meno Mr. Hyde e più Jekyll. Non si odia mai davvero se non se stessi. E il tempo passa e non mi manchi, avresti dovuto ammazzarmi. Ascolto più quello che dici, anche se piace lo chiedi, come serpenti e suonai e cani uccidi. Siamo nati per esserne amici e non mi manchi. Ti attacchi come un vampiro, fino a togliermi il respiro, sono il contrario di te. Siamo nati per esserne amici. Chiudo con il tipo con la paranoia, il cattivo dentro la mia stessa storia. Ha bisogno sempre di nemici, zona pure fa la guerra con se stesso quando non lo trova. Che deve cacciarsi in un guaio, solo per capire che è un guaio. E che mette ciò che ha di più caro in palio, che non sa tenere le emozioni a guinzaglio. Sono il giocattolo rotto, con cui gioca il mio doppio. Uno di noi è di troppo, come un sogno in un sogno. Prego con il nemico, cerco l'equilibrio, ma se non recido sono recidivo. Ora devo uccidermi e non sopravvivo. Un'altra volta, un altro ciglio. E qui c'è l'anima, Marra, qui c'è l'anima in questa parte del c'era del la cazzim, come cazzim, si dice. Certo. Ricky, sei ancora con noi? Sì, certo, Blanchito Baby con Marrakesh. Marra, una domanda per te in questo suo Marrageddon Radio Show, vai, sparala. No, volevo chiederti di una roba a proposito della ribellione, no? A me, appunto, a parte la roba del branding, mi sembrate anche un po' più incazzati, cioè voi, tu della tua generazione, no? Un po' più ribelli, è che è una cosa che a me piace tanto, anche tu la incarni molto questa roba, no? Io in realtà ti dico, cazzo, questa cosa qua ci sto pensando qualche giorno fa, e infine quello che mi ha spinto a far musica un sacco è un po' il disagio di certe cose che provavo prima, no? Cioè, proprio a livello mio personale. Ma quello che mi interessa a me, a parte perché allora una ribellione personale ce la vivevo anch'io, no? Appunto questa cosa del riscatto, ma secondo te la tua generazione vuole ancora cambiare il mondo? Gli interessa? Oh, io vedevo per esempio questi attivisti che sono giovanissimi, che lanciano le rabbie contro i monumenti. Per me, a me piace, capisco che molti siano, cioè, capisci la rabbia, riesci a leggere quella rabbia. Mi piace perché è un gesto di rabbia, è un gesto anche per cercare di cambiare le cose. Poi, discutibile che sia, è o no, è disperato, però c'è l'anima anche lì. Preferisco però quello che vedere della gente che passiva, no? Mm-hmm. Però sai che secondo me no, perché alla fine quando pensi di cambiare il mondo in realtà non cambi un cazzo, quindi bravo. Mai ragione. Guarda, anche buttare, capisci, il colore contro un quadro così, per ottenere una risposta politica, diciamo, di libertà o di, non succede niente. Hai ragione, però ai tuoi tempi ribaltavano gli autobus, sì. Cioè, non e tu, Ornella, non trovi che sia? Io per esempio ci penso, non trovi che i giovani sono troppo. Ornella era una di quelli che ribaltava gli autobus. Ribaltavi gli autobus negli anni 70. Non trovi che i giovani sono troppo calmi, gli va bene tutto? Che cosa? Non pensi che i giovani sono troppo calmi, gli va bene tutto, accettano qualsiasi cosa? Non è così. Però non si fanno mai sentire, eh? Sono pochi. Allora, cominciamo cominciamo. I ragazzi stanno male. È vero, stanno male psicologicamente. Stanno male perché chi canta, chi può, ha la possibilità di scrivere, di esprimersi, già si libera. È vero. Dal problema, dall'angoscia.
D'accordissimo. Allora, ragazzi, ho un problema adesso. Vedi, i ragazzi stanno male. Che dobbiamo fermarci un secondo. E non so se. Ornella, ma tu puoi restare con noi o hai un tassativo? Che poi vuoi che vada. Allora, Ornella resta con noi. Blanco lo salutiamo perché è già sul divano. Okay. E tra un po' torniamo nella versione Marrageddon Radio Show con altri ospiti. Okay. E teniamo questa domanda lì, aperta. Ok? Okay. La teniamo aperta. Intanto salutiamo Ricky, grazie mille. Ciao, brother. Radio DJ mi chiama, risponde tutta l'Italia. Sei guarda Milano, ratatatata.
li avvolgi. Human beings in a mind. What's a mind to a king? What's a king to a god? What's a god to a non-believer who don't believe in? Stains the Colosseum doors. Lies on the lips of a priest. Thanksgiving disguised as a feast. Rolling in the Rolls Royce Caniche. Only the doctors got this, I'm hiding from police. Cocaine seats, all white like I got the whole thing bleached. Drug dealer chic. I'm wondering if a dove's prayers reach. It's pious, pious, for God loves pious. Socrates asks, whose bias do y'all seek? Off Plato. I'm out here ballin', I know you hear my sneaks. Jesus was a carpenter, Yeezy, lay beats. Hope will flow, the Holy Ghost, get the hell up out your seats. Preach. Human beings in a mind. What's a mind to a king? What's a king to a god? What's a god to a non-believer? Who don't believe in anything? Kanye, Frank Ocean. È difficile, difficile sentire Kanye West in questo periodo. Difficoltà, difficoltà. Difficoltà. Vero? Vero, 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 vero. C'è Marrakesh, no, ladies and gentlemen, con noi. No, lo dico per chi si è appena collegato. Puntata speciale di Say What, Marrageddon. Oggi grande annuncio di Marrakesh, la deluxe edition dell'album Noi Loro Gli Altri. E poi l'evento, i due eventi a esatto. Settembre, Milano-Napoli. I biglietti stanno volando. E con noi si è fermata Ornella Vanoni, che stiamo amando e adorando tantissimo. Non voglio andare via! Ma noi ti vogliamo qua. E poi ci ha raggiunto anche un tuo nuovo ospite. Esatto, lo introduco io. Si chiama Ludovico Di Martino. È un regista che ha fatto diversi film, tra cui adesso l'ultimo che è trovato in questo momento in streaming si chiama I Viaggiatori, un film atipico per diciamo il mercato italiano, che vi consiglio. Ed è, soprattutto è anche qui in veste di regista del mio videoclip di Importante, che esce settimana prossima. Quindi l'abbiamo invitato anche perché ci dia un polso della sua generazione. Parlavamo di ribellione giovanile, esatto. Prima che arrivassi tu. Ciao Ludovico. Ciao, ciao a tutti. Ciao. Un regista può essere ribelle oggi nel 2022? Beh, deve esserlo, anche perché sono tanti anni che non ce ne sono di registi ribelli, quindi tocca a noi. È proprio l'argomento di oggi. Infatti usciamo adesso dal video di No Church in the Wild, tra l'altro girato dal figlio di Costa Gavras, ed è un video con questa dove si mette in scena questa rivolta, cosa che tra l'altro lui ha ripreso nel suo film, non so se l'avete visto, si chiama Atina, cioè certo, quello francese. Streaming. Esatto, che è una specie di dilatazione di questo video moltiplicata, cioè sulle banlieue francesi. Yes. Il pretesto del film è un po' simile a quello dell'Odio, cioè un ragazzo di seconda generazione viene picchiato dalla polizia e questo fa insorgere tutti i giovani che si scatenano, no? E quindi il video di Importante è ispirato a questo mood? Ah, ok. No, proprio non c'entra niente. Ah, ok. No, io volevo parlarne perché appunto parlavamo di ribellione giovanile e
mi interessava chiedere anche a Ludovico se secondo lui la sua generazione è un po' disilluta. Non, ti ricordi, ne avevamo parlato anche a casa mia, no, di questa cosa. Io ho un po' questa percezione che la generazione un po' dopo la mia sia un po' più disillusa di quella da cui vengo io, che malgrado tutto era un po' romantica, ancora credeva nell'intervento, nel cambiare le cose. Il mondo si poteva cambiare, secondo i nati negli anni 80-90. Si poteva provare anche violentemente a cambiarlo. Per questo mi attacco al video, dove c'è questa cosa che secondo me in qualche modo, anche forse non proprio in Italia, ma sta un po' succedendo, no? Cioè si sentono sempre più casini nelle periferie, la gente è un po' incazzata, ok? Vero, certo. E quindi mi chiedevo, tu tra l'altro hai fatto un film sui giovani, in realtà parla di tutt'altro, però cosa ne pensi, per esempio, cosa ne pensi della tua generazione e dei giovanissimi invece? Ma io credo che la mia generazione sia un po' in mezzo, cioè come dicevi tu prima, i giovanissimi iniziano di nuovo a prendere le manganellate davanti alle università. Esatto, bravissimo. La nostra non le ha date e non le ha prese. Io dal mio piccolo però sento di poter provare a reagire attraverso il lavoro, attraverso quello che ma faccio. Infatti secondo me è un po' una generazione che ha provato a forse cambiare le cose dall'interno, cioè nel senso che ha provato ad essere più dentro il mondo del lavoro, esatto. e non so se questa sia un'illusione, perché non so se si possono No, io invece sono molto d'accordo, perché c'è come un'accettazione comunque di un sistema alla base, lo subisci, esatto. Entri e poi qualcosa provi a cambiare, ovviamente a seconda di chi sei riesci o meno a fare, però io sono per questo tipo di cambiamento, okay. Un po' più silenzioso, sì. All'inizio anche un po' artistico, ma questo sarebbe bello, insomma, però io ho sempre creduto che per cambiare le cose bisogna prima cambiare da dentro, entrare quindi prima nel sistema e poi cambiare. Contro la rivoluzione armata, okay, certo. Fine a se stessa, che poi effettivamente non cambia, e non so se posso definirmi un portavoce della mia generazione, però certo. Per me tutto molto bello, state là. Mi chiede come guard, mi chiede come guard, come guard, come guard, adesso come guard, come guard, come guard. Say what? Non importa se sta una canzone che sia il mio nome, che importa se la notte ancora non è stata, volendo aspettavo te. Ciao Italia, sono Anita, un saluto agli ascoltari di Sai What su Radio DJ. Mua, un bacio. Fuori di testa, non cambiare frequenza, resta con noi su Radio DJ, se lo penso lo dico, il volume lo alzo, se ce va di mio amico, tutta Italia che canta con me. Radio DJ, one nation, one station. Rimani qui, scende la sera, sopra di noi si poserà, e aspetteremo così la primavera, solo se vuoi,
ci troverà. Mi perdo dentro ai tuoi occhi che sorridono, ma ora so. È amore impossibile quello che mi chiedi. Sentire ciò che tu sola senti e vedere ciò che vedi. Chiudere la realtà dentro la tua isola, ma non perdere la voglia di volare, perché l'amore è amore impossibile quando non riesci a inseguire l'irraggiungibile. Senso di libertà oltre le stelle e il cielo che è nascosto sul fondo dell'anima. Rimani qui, non sei da sola. Se partirai, ti seguirò. E ce ne andremo così, senza paura. Tempo per noi si troverà. Mi perdo dentro ai tuoi sogni che mi avvolgono, ma ora so. È amore impossibile quello che mi chiedi. Sentire ciò che tu sola senti e vedere ciò che vedi. Chiudere la realtà dentro la tua isola, ma non perdere la voglia di volare, perché l'amore è amore impossibile quando non riesci a inseguire l'irraggiungibile. Senso di libertà oltre le stelle e il cielo che è nascosto sul fondo dell'anima. Chiudere la realtà dentro la tua isola, ma non perdere la voglia di volare, perché l'amore è amore impossibile a inseguire l'irraggiungibile. Senso di libertà oltre le stelle e il cielo che è nascosto sul fondo dell'anima, che è nascosto sul fondo dell'anima, che è nascosto sul fondo dell'anima. Tiro Mancino. Abbiamo ovviamente ammirato il videoclip di questa canzone perché ci sta sentivedendo anche su DJ TV, su YouTube e su Twitch. È un disco del 2004, un video attuale ancora oggi. È molto bello il video, l'avevo scelto per questa. A parte Tiro Mancino, grandissimo gruppo secondo me, cantautorale. E il video Manetti negli anni d'oro, bellissimo. Certo, ne parlavamo perché il video che abbiamo fatto con Ludovico, anche no, essendo lui un regista cinematografico, è un video che ha un'impronta fortemente cinematografica. Sì. E quindi era un po' un collegamento. Cioè, non è videoclip, è cinema in un certo senso. Anche Marra fa l'attore di cinema in questo video. Abbiamo deciso che farò il cattivo in un film alla John Wick. Ah, wow. C'è della ribellione anche in quello, in un certo senso, no? C'è Ornella che ha qualcosa che è rimasta lì parcheggiata, che riguarda. Dice l'Ornella, dice. Questo signore, il regista, diciamo. Sì. Signorino. Parlava dei giovani, del malessere dei giovani. I giovani veramente stanno male. Sì. Allora, stanno talmente male che chi ha qualche soldo va dallo psicologo, ma sono situazioni talmente drammatiche che mi vengono raccontate da una persona che è una grande psicologa, psichiatra e anche neurologa, cioè la neurologia proprio. Ma è una situazione, non può smettere di lavorare, non può abbandonarli. C'è sulla televisione, va visto, una delle poche cose belle che fanno in Italia, perché devo dire la televisione non è un granché, che è Tutti chiedono salvezza. Visto. Cavolo, è un film che dovrebbero vedere tutti, perché è la realtà.
Dice una cosa secondo me importantissima, perché effettivamente questo disagio giovanile, che una volta forse portava i giovani a manifestare in piazza, sì, a farsi sentire, sì. È diventato poi invece un tormento individuale interiore di psicologia. Hai ragione, dici una cosa, in realtà un punto focale di tutto quello che stiamo dicendo. Se non ci fosse, se fosse un tunnel oscuro senza una luce. Sì, è vero, hai ragione. E questo è straziante, veramente straziante e preoccupante. È vero, hai ragione. Si è proprio spostato il canale anche di sfogo dei giovani, è forse diventato appunto una roba più interiore, e che poi c'è molto più, esatto, disagio psicologico e bisogno di aiuto. Io anche lo vedo nei miei dischi, perché la maggior parte della gente che mi scrive trova effettivamente conforto nell'introspezione, ed è la cosa che mi chiedono di più. Quindi effettivamente dici una cosa a cui non avevo pensato fino in fondo, ma che è verissima. Nella tua esperienza, Ornella, ti è mai capitato altre volte nella storia che i giovani fossero così caduti, no? Così persi, così disperati? Forse una volta di meno. Perché anche il 68, che poi è virato nelle Brigate Rosse, sta un po' grave. No, perché c'era ancora la passione che agiva. Certo. La passione negativa, magari, ma agiva. Ok. E adesso i ragazzi si sentono forse soli anche a viversi soli. Però forse è quello che dici tu, cioè nel senso non si sentono rappresentati neanche dai loro coetanei. Ma che, allora che io questa è la grande differenza. Quello che dici tu. Per esempio, se uno scrive una canzone che può consolare, che la scriva. Certo. Ma io penso che in realtà le due cose sono legate, perché questo malessere dei giovani, che poi diventa anche turba e malessere psicologico, secondo me viene dalla società, nel senso è la società che poi fa sì. Quindi in realtà è un cane che si morde la coda, nel senso, io non credo che è difficile essere felici in un mondo che vedi, non so, per esempio, dove c'è poco merito, dove i giovani per primi non sono valorizzati, no? Sono un po' lasciati in disparte, non hanno un vero ruolo nella vita del paese. Pagano anche le colpe di pagano anche le colpe delle generazioni precedenti, esatto. Però non è anche una questione di che cosa vogliono, cioè di che cosa vuoi, quali sono i tuoi obiettivi. Ma sicuramente è stato anche la disfatta della famiglia. Ecco, vedi che torniamo sempre. La famiglia non sarà una gran cosa. Può fare anche del male. Sono d'accordo. Però un punto è un punto di riferimento. Adesso le donne lavorano, il papà, insomma, non c'è più il riferimento. E però torniamo collegandoci all'inizio a questo concetto dell'amore a queste coppie che non durano più, no? E alla fine resta, come dicevi tu, la passione, che quella la proviamo tutti. Ed è lì. La passione non si può negare, perché è come la paura, la provi, è là, è forte. Mm-hmm. È il passaggio dopo che secondo me è venuto un po' a mancare, e con tutto quello che comporta. Oppure lo stiamo attraversando. Ci vuole capacità per volere bene a qualcuno. Sì, ci vuole anche uno spirito di sacrificio. Certo. E anche tanto tempo. È anche tanto tempo che oggi forse la gente che comunque ha un disturbo dell'attenzione, che fa fatica perfino a reggere 15 secondi di una storia su Instagram, non so come possa reggere anni e anni con una stessa persona. Poi me ne vado, giusto, perché rompi le balle, però voglio dire, è tutto il mondo che sta male, ragazzi. Certo. C'è la guerra, è condiviso dappertutto. Sì. Noi siamo in guerra. Sì. È vero. Come fosse un film, adesso il DJ manda una canzone, questa. All's my life I has to fight, nigga. All's my life I hard times like, yeah. Bad trips like, yeah. Nazareth, I'm fucked up, homie, you fucked up. But if God got us, then we gon' be alright. Nigga, we gon' be alright. Nigga, we gon' be alright. We gon' be alright. Do you hear me? Do you feel me? We gon' be alright. Nigga, we gon' be alright. Huh? We gon' be alright. Nigga, we gon' be alright. Do you hear me? Do you feel me? We gon' be alright. And when I wake up, I recognize you looking at me for the pay cut. Bahamas, I be looking at you from the face down. One Mac 11, even boom with the bass down. Skimming, and let me tell you about my life. Painkillers only put me in the twilight. Where pretty pussy and Benjamin is the highlight. Now
tell my mama I love her, but this what I like, Lord knows. 20 of them in my Chevy, tell them all to come and get me, reaping everything I sow. So my karma come in heaven, no preliminary hearings on my record. I'm a motherfucking gangster, in silence for the record. Tell the world I knew it's too late. Boys and girls, I think I've gone crazy. Trying to side my vices all day. Won't you please believe when I say, when you know we've been hurt, been down before. Nigga, when our pride was low, looking at the world like, where do we go? Nigga, and we hate po-po, wanna kill us dead in the street for sure. Nigga, I'm at the preacher's door, my knees getting weak and my gun might blow, but we gon' be alright. Nigga, we gon' be alright. Nigga, we gon' be alright. We gon' be alright. Do you hear me? Do you feel me? We gon' be alright. Nigga, we gon' be alright. Huh? We gon' be alright. Nigga, we gon' be alright. Do you hear me? Do you feel me? We gon' be alright. What you want? You a house, you a car, 40 acres and a mule, a piano, a guitar, anything. See, my name is Lucy, I'm your dog. Motherfucker, you can live at the mall. I can see the evil, I can tell it. I know it's illegal, I don't think about it. I deposit every other zero, thinking of my partner. Put the candy, painting on a Rico, digging in my pocket. In a profit, big enough to feed you. Every day my logic, get another dollar just to keep you in the presence of your Chico. Ah! I don't talk about it, be about it. Every day I seek you. If I got it, then you know you got it. Heaven, I can reach you. Pet dog, pet dog, pet dog, my dog, that's all. Pick back and chat, I trap the back for y'all. I rap, I black on tracks, so rest assured. My rights, my wrongs, I write till I'm right with God. When you know, we've been hurt, been down before. Nigga, when our pride was low, looking at the world like, where do we go? Nigga, and we hate po-po, wanna kill us dead in the street for sure. Nigga, I'm at the preacher's door, my knees getting weak and my gun might blow, but we gon' be alright. Nigga, we gon' be alright. Nigga, we gon' be alright. We gon' be alright. Do you hear me? Do you feel me? We gon' be alright. Nigga, we gon' be alright. Huh? We gon' be alright. Nigga, we gon' be alright. Nights in my prayers. I remember you was conflicted, misusing your influence. Sometimes I did the same, abusing my power full of resentment. Resentment that turned into a deep depression. Found myself screaming in the hotel room. I didn't want to self-destruct. The evils of Lucy was all around me. Kendrick Lamar dice: tutta la mia vita devo combattere. In questa All Right dal 2015, Say What, speciale Marrageddon, in diretta oggi con Marrakesh. C'è anche Ludovico, che è il regista del tuo nuovo videoclip. No, sì. Abbiamo congedato Ornellissima, che ha regalato perle incredibili. Già un buco nel cuore a tutti e tre. Sì, assolutamente. Però parliamo di questo videoclip, perché parlare dei videoclip ha anche un po' un senso relativo, no? Il videoclip lo devi vedere, no? Però mi sembra di capire che ci sia un lavoro anche nel tuo caso a livello di crescita importante quanto la canzone, no? Ma direi di sì. Io sono un grandissimo appassionato di cinema da sempre, e quindi abbiamo non ti nascondo che era un mio sogno provare a fare qualcosa di, che non fosse esattamente un videoclip, ma insomma provare a tirare in mezzo qualcuno che lavorasse invece nel cinema. E mi è comparso questo ragazzone qui, che con cui secondo me abbiamo fatto un ottimo lavoro. Il video esce settimana prossima, lo lascio magari un po' raccontare a lui. Vai, raccontaselo, Ludovico. Anche perché l'idea, il trattamento, cioè che il trattamento è appunto l'idea che di solito viene sottoposta agli artisti, viene proprio da lui, quindi secondo me era molto centrato, mi ha molto sorpreso che avesse subito colto. Certo, vai. Io ci ho visto subito un noir in questo nuovo brano di Fabio, e quindi poi parlandoci anche poi ho scoperto appunto questa passione incredibile che ha per il cinema, conosce molti più film di me, quindi però ci piaceva quindi l'idea di ricostruire un'atmosfera un po' nera, un po' anche da altri tempi, no? In questa specie di, la chiamavamo questa Gotham City, trasformiamo Milano in Gotham, però che... molto attuale, perché ormai la wave è Stranger Things, Mercoledì, cioè comunque è molto dark la wave cinematografica internazionale. Sì, noi volevamo un po' andare più in una direzione semi distopica, quindi quasi un immaginario Blade Runneroso nuovo. Sì. E poi è solo una cornice, perché poi in realtà invece no, è proprio noir, anche un che di
No, non voglio spoilerare. No, no spoiler. Infatti no è difficile spoiler. Parlarne senza. Però diciamo ecco che c'è questa pioggia che quasi diventa un personaggio. È vero, la pioggia è il motore del, sia del video, anche un po' della canzone. E, ed è vero, ha una, è proprio un protagonista del tempo. Certo. Impazzisco molto quando artisti di un'altra epoca mi raccontano tipo ci si vedeva, c'era quello lì famoso, c'era un regista e poi c'era un'attrice, poi c'era e che è anche un po' la puntata di stasera, cioè abbiamo Tornella Vanoni, Marrakesh, Blanco, Ludovico. Cosa manca? Manca la, cioè bisogna fare un film praticamente per ritrovarsi, dice. Per ritrovarsi. Oh, questo è un film, cioè siamo all'interno di un film, cioè è la foto, siete la foto di come funziona oggi. E tra un po' abbiamo anche un ospite che lo è forse ancora più di noi, giusto? Sì. Non lo spoileriamo, salutiamo intanto Ludovico Martino, invitiamo tutti a guardare il film. I Viaggiatori. Viaggiatori dove si dove su si Sky. Su Sky. Grazie. Ok. Eh no, per fare la promozione precisa. Esatto, fatta bene. Ma poi lui a Marrageddon cosa fa? Dove lo piazziamo? Penso che anche lui non lo sapesse. Ah, ok. Quindi è una novità anche per lui. E okay. Poi da qua cosa, ci saranno così talmente tante cose che chissà. Sai che non oso immaginare lo sbattimento che avrei nei prossimi mesi, esclusa vacanza. Però è uno sbattimento bello, bellissimo. Guarda. Sì, sì. Cioè, io sono anche alla fine direttore creativo di questo, direttore artistico di questo festival. Quindi è proprio un sogno che si realizza, perché farò proprio il cartellone, deciderò chi viene, chi non viene. Le esibizioni. Noi cosa anche facciamo? Che cosa Marra? Si mangia? Dove ci piazzi? Ci puoi mettere allo street food a noi, mentre andiamo a cucinare le orecchiette. Sei capace? Sei bravo tu? Vabbè, faccio spiegare la le orecchiette. Cosa. Faccio le orecchiette. Street food è le orecchiette. Grazie Ludovico. Grazie a voi. Noi torniamo tra poco, state là. Radio DJ.
sa, sa. Provo il microfono, never give up. Cervello acceso, tele spente, esplode sul boomba. In città la milizia si vizia. Colpi in faccia, morto in piazza, in sabbia non la notizia. Cerchio di fumo ipnotizza, non respiro se l'aria mi vizia. Mentre fanno il tuo giro la ruota dell'ingiustizia. La massa non realizza, si uniformizza. Si anestetizza col video la sua immondizia. Impazza la curva sulla scissa, con cui mister mi analizza. Io sull'obiettivo spengo la sizza. Ho un'identità fittizia sulla strumentale. Sto dalla parte del criminale, se non siede al Viminale. Sputo sul Quirinale, comunico il cardinale. Comunico slang illegale per chi non si arrende al male. Sguaina la katana, fuma Ashketama. Spingo il saldo antimadama. Giunta urbana la trama del dramma. Fra mondo che crolla ne va che va. Odio nel serbatoio, testa di cuoio. Già noi, generazione post DR, figli della bomba. Voi, generazione di PR, figli della bamba. In strada sbirri e tatanca, guerriglia ferro più spranga. Porci in divisa la squadra della uno bianca. La gente stanca, il fuoco ne carbonizza il tantra. Se cresce col sangue, vuole il piombo come nei 70. Lotta di classe tra figli e masse. La rivoluzione amplificata dalle vostre casse. Killer dog argentino dal tuo subwoofer. Vivo se scrivo, il giro clandestino sulla Mini Cooper. A Milano giustizia come va bene. Ogni infame assassino, uno sbirro fedele al dovere. Fra dalle galere alle botte nelle pantere. Come misera la vita negli abusi di potere. Rimenate tra bottiglie sfasciate su coordinate criptate. Sere primo non rivolte alla Tiananmen. Noi prepariamo fuga a mezzanotte nella fase REM. Chi mistifica mistica all'aggressione lirica. Il microfono spara, fagli perizia balistica. Siamo le forze del disordine. Il suono ultraviolento dentro l'etere. Il fuoco di vampa non lo puoi spegnere. La resa non è la mia cosa. No justice, no peace. Cani da presa con la strofa che pesa. Il mio stato mentale non si piega. Non fa media in media. Trasforma merda in oro come Remida. Io non ci credo, i miei fra, nemmeno, siamo il colpo in canna, col caricatore pieno, guarda la vita fra, va via in un attimo, il mondo va a puttane, cane mangia cane, e io mangio per ultimo. Club Dogo è un pezzo del 2004, cronache di resistenza in questa puntata speciale di Say What Marrageddon Radio Show. Con me c'è Marra, abbiamo salutato Ornella Vannoni, Ludovico Di Martino, abbiamo sentito Blanco e ora c'è un nuovo guest. Vuoi farlo tu il sì, presentatore? Sì, parto proprio dal pezzo che abbiamo messo, che è una marcord di Club Dogo. È un pezzo ribelle, e perché ho invitato qua il prossimo ospite, viene da uno dei collettivi più in vista di Milano e non solo d'Italia. E loro si chiamano Seven Zoo, yeah. E sono di San Siro e lui è Saki. Grande Saki, che incontro spesso nei club di Milano, però sono contento di vedere finalmente qua in studio. Lucido. Da lucido io, perché dai, tu non bevi tanto, diciamo questo. Quando dici in una canzone "vedo me nei tuoi occhi", sì. Ho pensato sì, Young Boy vedo me nei tuoi occhi. Young Boy vedo me nei tuoi occhi. Sì. Ho sempre immaginato Marra guardare artisti come Saki, sì. È così? Ma guarda, a me Saki piace tanto e tutto il loro collettivo mi piace tanto, perché vedo, come dicevamo fuori onda, tanto di me stesso, nel senso questa voglia anche di essere qualcosa di nuovo che distrugge quello che c'era prima, e poi vedo anche una rabbia vera, uh-huh. Vedo una rappresentazione, un voler rappresentare la strada in una maniera genuina, autentica e senza scimmiottare. Questo che mi è piaciuto a me. A te Saki, quanto fa schifo quello che c'era prima? Nel rap? Sì, nel rap o nella musica? Neanche tanto, ti dico la verità. Cioè, io non sono uno così, cioè, che schifo. Cioè, se una roba, cioè, semplicemente una roba mi può rappresentare o non rappresentare. Farmi schifo è difficile che mi faccia schifo qualcosa. Ti senti rappresentato da altre crew, così, da altra roba? O senti che la vostra roba è più vera? Penso che la roba più vicina alla nostra realtà comunque è quella dei Club Dogo. Cioè, non c'è...
cioè quello che hanno fatto i Club Dogo alla musica italiana, prima o poi bisognerà scriverlo da qualche parte. È davvero molto importante. Club Dogo, Marra, il Dogo Gang. Sì, no? Ma penso perché secondo me è la roba di metterci l'italianità, no? Cioè la nostra roba non era parruccata, era comunque aveva, noi cercavamo di prendere una cultura che veniva da un altro paese ma comunque di coniugarla, esatto, secondo quelle che erano le periferie italiane, non le periferie, capito, di Atlanta, perché sennò secondo me diventa una pagliacciata. E capisco che adesso siano cambiate tante cose, certo, però quell'atteggiamento che avevamo noi, che poi è quello che ha anche attirato tanto pubblico, tra quelli che invece prima consideravano il rap un po' una roba da ragazzini, invece questa corrispondenza tra la realtà e quello che facevamo nelle canzoni, e poi ha funzionato. Prima di andare sul tuo fogliettino magico, ho letto una domanda qualche giorno fa, di quelle proprio semplici, che però mi ha mandato un po' in cortocircuito, la giro a voi due. La domanda è: preferite la sensazione di avere ancora un po' di fame o quella di aver mangiato troppo? Questo dal punto di vista professionale, nella carriera, cioè preferite avere ancora qualcosa da spaccare, uno stadio da riempire, un festival da organizzare, oppure prendo tutto, sono ok con i 6 forum da sago sold out, per esempio? Secondo me, parlo anche per te, cioè siamo arrivati fino a qui, comunque se tu hai fatto il tuo percorso ad oggi perché hai avuto tanta fame, no? Io penso la stessa cosa, e quindi sì, cazzo, ho bisogno di fame, cioè per andare avanti. È un motore la fame. Sì, sì, sono d'accordo. Cioè è un errore spegnerla la fame in un certo senso. Per me sì. Io poi tra l'altro senza quella roba là non so neanche, cioè è una cosa proprio nella vita. Se mi passasse quella, no, allora non è vero, perché da una parte essendo io in giro da parecchio, ogni tanto penso cazzo mi dovrebbe scendere. Ma anche la scimmia, no, di essere il numero uno o di cercare, no? Di non dire vabbè, faccio questa cosa, posso anche farla con un atteggiamento più rilassato. No, io ho ancora quella fotta invece di impormi e così, però da una parte bella lì, perché poi invece è un grande motore, come dicevamo. Certo, mettiamo un pezzo di Seven Zoo e poi andiamo sul tuo fogliettino. Assolutamente sì. Ok, Seven Zoo su Radio DJ, e voglio dire a Saki e a tutta la gang, non è certo la prima volta che Seven Zoo su Radio DJ. Grazie. Yeah. La mia merda ti fa come l'acqua di stress, dice sulla nonna fa traffici, manuale, no auto, cambia autogrill, ora se lo fa rimane sui cd, sto pleno popo, jojo, no auti bianca e cocco, demoni suonano gioco, omicidi zamagna luogo, shori vuole i miei money, anche se fuori c'è caffè un baba, big man, faccio sembra Wakanda, big blan, sono in strada c'è bossa, roadman, non giocare con noi, abbiamo il quartiere dietro, dentro, la torre di Selinunte, diventerò un grattacielo. Manhattan, San Siro, Gotham City senza Batman. Haram, soldi haram, vodka presa da Bangla. Questa lo muove per tutta la squadra. T-Max, i miei fanno rally, really, ready? Che cazzo ti credi? Assalto sopra l'asfalto, piazza di Seri, San Siro e Baghdad. Noi rispettiamo lo standard, palle in bocca come Batman. Da una banca ma non basta, arriva il pieno dal Barça, sette la banda. Belti, siamo perfidi, dal popo. Medellino, che non è un film, duri poco. Vengo dalla Seven Zone, sto con i miei puto. Mi casa è stu casa, welcome to Tamagna. Figli della street, sei diavoli sopra il beat. San Siro, Medellin, noi siamo ancora qui. Seven Zone, San Siro, lo stadio, prego per uno. Seven Zone, Seven Zone, Seven Zone. Seven Zone, Seven Zone, Seven Zone. Ma lei con Big Man, scendo dal range e vuoi Big Boss, Big Stock, tutti sti rapper deep trust. So di più soldi non stop, giovane stella, young star. Farabuti, sono farabuni, paracode in gocce, fanno sogni lunghi. Io non parlo tanto, se venzo alla ganga, tu fraparla troppo, quindi stella allarga. Bocca cucita, schi tipo Ouija, giro di notte come Sha con Disha. Rapper pacco, sei la mia capocchia, sembra che hai ricato con una pannocchia. Sopra un autosport faccio io lo show e tu c'ha uno shock. Non mi chiedere cosa hai fatto, tanto sai già che non ho parlato. Non ci serve dire altro, arriva la serve già riservato. Tu fai cock ma non sei in un block, sei solamente un codice errato. Ok, due bei conti nella tasca, ma tu sei tal caffel Roma. Vuoi la coca ma non ti ha portato a pagare i problemi, è una bambina in culla. La tua gente si crede blues ultra, quattro resta fermate la Clio. Avessero capito subito giungla, adesso sarebbero con Seven Zone. Vengo dalla Seven Zone, sto con i miei puto. Mi casa è stu casa, welcome to Tamagna. Figli della
street, sei diavoli sopra il beat. San Siro, Medellin, noi siamo ancora qui. Salendo, San Siro, lo stadio, prego per uno. Salendo, Salendo, Salendo. Seven Zoe su Radio DJ, c'è Saki, qui in studio c'è Marrakesh, c'è San Siro e c'è la Barona. Yeah. Incredibile. Nella stessa stanza, no, vabbè, non è più incredibile, dai, abbiamo fatto anche un video insieme, tra l'altro. No, dico, è incredibile oggi rappresentare è due incredibile zone. Che, esatto, è incredibile che i quartieri siano qua a Radio DJ. Questo è incredibile. Questa è una figata. Cioè, quando tu avevi l'età di Saki non era così, questo è il era senso, veramente, no? Molto difficile. Molto la sciarpa difficile. Me l'hai portata, la sciarpa a Barona? Sì, me l'hanno già data prima, una sciarpa... A te l'hanno data? Zero, sì. Ah, c'è una per me? No, c'è una sciarpa per te, Barona, e abbiamo dato a lui, giustamente, quella. L'abbiamo fatta di tutti i quartieri. Ah, tutti i quartieri, ok, sì. Perfetto. Vediamo il foglietto magico di Marrakesh. A proposito di quartieri, infatti, guarda, Saki, noi eravamo qua, siamo qua da un'ora e mezza che parliamo un po' di vari argomenti, tra cui la ribellione giovanile. Io volevo chiederti un paio di cose, perché tu e tutto il tuo collettivo siete immigrati di seconda generazione, no? E quello che arriva a me molto, Tranne Rondo, sì sì, è vero, però insomma generalizzando, sì sì. Ma al di là di questo, che per me conta fino a un certo punto, comunque portate in scena un rap molto incazzato, okay, molto di periferia, molto di strada. Mm-hmm. Quello che volevo chiederti è, tu credi nella ribellione? Come ti sembrano i giovani? Ti sembrano ribelli? Ti sembra che ormai non gliene frega più niente a nessuno? Al giorno d'oggi, guarda, un po' domesticati. No, i giovani mi sembrano troppo passivi oggi. Ah, sembrano finalmente qualcuno che lo dice. Sì, troppo poco ribelli, cioè dovrebbero essere più ribelli, invece sono troppo passivi. Subiscono, hai detto proprio la parola. E come mai secondo te? Forse perché sono disillusi? Secondo me sono stati abituati così, cioè già da giovani, per esempio, ti faccio un esempio a caso. Quando dovevano cambiare per esempio una regola della scuola, uh-huh, c'è mai stato qualche referendum dove partecipavano gli studenti, per dirti, che ne so, una cazzata a caso? Certo. No, non c'è mai stato. Tu dici a livello politico. Alla fine facevano la scelta, gli studenti subivano e si andava avanti. Ti piace, non ti piace, è così. Uh-huh. Vai avanti. È vero, i giovani sono un po' come il gatto di casa, coccolato ma senza voce in capitolo. Quindi no? Già a partire da questa cosa hanno imparato ad essere passivi, secondo me, capito? Andando avanti col tempo. Ma secondo te però... perché non c'è spazio o proprio perché loro... Cioè, quello che voglio dirti, secondo te viene da che cosa? Dal fatto che comunque ormai dici, vabbè, la politica tanto non mi rappresenta, nessuno mi rappresenta, tutti se ne fregano, me ne frego anch'io. È un po' quello, dici? O forse il benessere, non so... È un po' una via di mezzo, sì, anche il benessere, cioè, secondo me anche... La gente ha la pancia piena, abbastanza, sì, da ribellare. C'è chi ribellare. Ha la pancia piena e dice, ma a me che cazzo me ne frega, c'è chi invece... Però dal posto da cui vieni tu invece, invece le pancie piene non ci sono tanto. No. E infatti, cioè, a me c'è tanta ribellione. Esatto. Secondo te, io magari mi sbaglio, ma non c'è un po' nell'aria questa roba? Cioè, secondo te non è un po' una pentola a cui saltare il coperchio? Cioè, non è che... Sotto questa apparente calma, secondo me bolle qualcosa invece, che se non prendi in tempo potrebbe diventare qualcosa di... Pericoloso? Per me sì, cioè negli altri paesi sta già succedendo, no? Guarda, secondo me no. Qua in Italia no, eh? Qua in Italia manca proprio questo coraggio di ribellarsi, capito? Cioè in Francia si ribellano. Però per esempio prima abbiamo ascoltato Cronaca di Resistenza dei Dogo, no? Che comunque era un pezzo che proprio parlava di temi... Certo. E di quella cosa lì, no? Io adesso faccio fatica a pensare a un pezzo rap politicamente, ma politicamente non intendo dire 99 poste, politicamente, certo, intendo che parli anche che unisca le persone caute, con un obiettivo, esatto, no? Con un fine. E quello che mi chiedo è, no? Te lo dico perché anche io la vivevo così, cioè spesso per i rapper la ribellione è il proprio riscatto, è il riscatto personale, cioè io mi ribello, cioè se ce la faccio, se io da niente riesco a fare i soldi e a star bene me e la mia famiglia, in qualche modo mi sono ribellato e l'ho messa nel culo al sistema, ok? Sì, è un po' questa la mentalità. È un po' questa, però io poi crescendo ho capito che invece questa qua non è una vera ribellione, cioè lo è, ma poi non cambia niente di fatto, perché la ribellione deve essere per forza collettiva se vuoi cambiare le cose. Se è personale, no? Si arricchisce soltanto il conto in banca, in un certo senso, no? Cioè per unire le persone. Beh, no, in qualche modo dai comunque, sei di ispirazione per altri e quindi in qualche modo tu
che arrivi dal niente e che diventi una persona famosa. Motivi. Questa è come sempre funzionato il rap, no? Sì, certo. Però ecco, forse il momento è così bollente, delicato, che forse è il caso invece di farsi sentire a livello di collettività. Il mio disco parlava un po' di quello, no? Ma vero. Infatti, se tu noti, noi abbiamo creato questo collettivo, appunto perché, cioè, è già questo un primo passo per cambiare le cose, capito? Noi siamo concentrati, la nostra mentalità è quella di provare a cambiare le cose. Noi ogni giorno ci svegliamo la mattina e proviamo a cambiare qualcosa, capito? Già il fatto di aver creato il collettivo è per questo che ti ho chiamato, proprio perché invece vedo in voi una collettività, sì. anche tutto quello che fate per il quartiere, la roba con Kairos, tutta questa cosa, secondo me è la grande novità che portate voi, ed è quello che rende, oltre alla musica, interessante, secondo me, Seven Zoo. Assolutamente. Young boy, vedo me nei tuoi occhi, dice un amico mio. E Infinity Love su Radio DJ, l'ultimo di oggi, Marra e Gue. Gioia e le fama, Vuitton e Prada, non conta nada se tu non sei con me. Qualcuno in meno, qualcuno in cielo, ho il cuore pieno, non voglio nuovi friend. Oh, per gli amici veri che ho, per tutte le storie che so, pregherò per chi nuota ancora nei guai, chi vuole scappare non può. Love, per tutte le strade in cui sto, le donne che ho avuto, che avrò, pregherò per tutto l'amore che dai, sempre più di quello che do. Love. Da Sagan mi guarda, la strada mi guarda, Cat Collins su di me e mi gridano Marra. Chi è in difficoltà, cosa deve fare, chi è ricco non sa. Allaccio un fra, prima che gli allacciassero il gas. Ero un re nei miei sogni, young boy, vedo me nei tuoi occhi. Abbiamo una malattia che non si cura con i soldi. Se ho chiuso contatti, però l'ho fatto solo per salvarmi. Sono un uomo adesso, odiami che ti amo lo stesso, perché dolore è amore inespresso. Gioielli e fama, Vuitton e Prada, non conta nada se tu non sei con me. Qualcuno in meno, qualcuno in cielo, ho il cuore pieno, non voglio nuovi friends. Per gli amici veri che ho, per tutte le storie che so, pregherò per chi nuota ancora nei guai, chi vuole scappare non può. Per tutte le strade in cui sto, le donne che ho avuto e che avrò, pregherò per tutto l'amore che dai, sempre più di quello che do. Solo amore per la gente, senza apostrofo direi. Yeah, la strada è la mia donna, la che ucciderei per lei. Lo sai che mi brucia il petto, per questo love e rispetto. Lo sai che brilla il mio pezzo, lo sai che resto lo stesso. Colpo caricato, sono innamorato della city e del suo corpo del reato. Sta vita è un campo minato, per questo il cuore spinato. Il mio amore extra, voglio ispirare tutti quei raga che l'hanno persa. Strada maestra, non ti ripaga, sei solo maestra la strada. One love. Love. Per gli amici veri che ho, per tutte le storie che so, pregherò per chi nuota ancora nei guai, chi vuole scappare non può. Love. Per tutte le strade in cui sto, le donne che ho avuto. Che bello è farla dal vivo. Che bello è aver fatto una canzone così, Saki. Te lo chiedo a te, non a Marra. Cioè, avere una canzone bello, cazzo, sul proprio Spotify, una hit così. Farla dal vivo al Forum più volte. Poi c'era questo video dove avevamo appunto cercato di unire tutti. Sì, c'era anche una cifra di rivalità. Per me è stato un casino riuscire a mettere tutti d'accordo. Stavano tutti sul cazzo uno con l'altro, però che però invece... è rap anche quello, che no? Però è rap, però secondo me invece è il momento di unirsi. No, io non parlo di rap, parlo di quartieri, non lascia stare il rap, dico la strada, no? Io sono cresciuto che comunque non si fa, cioè c'è sempre stata questa rivalità tra i quartieri, però poi davanti alle cose importanti invece secondo me bisogna stare uniti. Certo, ma sei d'accordo immagino su questo, certo, no? Certo. Ok, dobbiamo praticamente salutarci, però abbiamo fatto una puntata che è da collezione, no? La mettiamo nel nostro armadietto delle collezioni e magari facciamola quando c'hai il Marrageddon. Quando mi chiamate io sono qua. No, chiama tu, sai come nelle coppie, chiamo io. Gli appuntamenti sono questi qua, cioè il 23 di settembre Milano, Ippodromo SNAI, 30 di settembre Napoli, Ippodromo di Agnano. Sono
due eventi, gli unici due eventi di Marrakech live per il 2023. Ovviamente ci saranno un sacco di ospiti, esatto. Piano piano sveleremo il tutto, ma è una cosa comunque mai fatta, mai vista. Noi a fare il fast coso, il food truck. Il food truck, vabbè, di DJ. Trovo un angolino. Il food truck di Wad che fa le orecchiette. Le orecchiette. Cioè, penso, è un'idea pazzesca o no? E vabbè, sa chi, non lo so se ci sarà, però. Sa chi ci sarà, dai. Certo. Il primo che spoileriamo così. Spoileriamo. Ci sta. E ovviamente sa chi hai cose, stai lavorando alle tue cose che immagino usciranno nel prossimo a periodo. Gennaio. Ci a diceva, gennaio. Ecco, facciamo questo spoiler. Questa super news. Cosa esce a gennaio? A gennaio esce, se va tutto bene, il mio primo progetto ufficiale. Ok. Vogliamo, non l'avevi ancora detto da nessuna parte, no? No, la prima volta che lo dico, in verità. Esclusiva. Esclusive. Grazie, brother. Anzi, te l'avevo detto da prima. Sì. Ok. Grazie mille, Saki. Grazie mille di. Ovviamente, quando vuoi, invito. Ci vediamo qua assolutamente con le tue cose. Grazie mille, Marra. Grazie, Saki, Ornella, Ludovico Di Martino, Blanco e tutti gli ospiti. Grazie, Wad. Grazie, DJ. E figata. Ciao. Come si fa? Il tuo rumore è in tutta la stanza. Chiamiamo Wad. Con Radio DJ ci fa volare via e ci fa impazzire.